Mente sulla destra, velocissimo San Antonio, sorpassa il mediano sinistro Mercer. Colpo di destra al centro, entra Piola, rovesciata, rete. Il calcio azzurro. 28 anni della nazionale italiana in un documentario di Sandro Ciotti. Roma, 10 giugno 1934. Allo stadio del partito, l'Italia è impegnata nella finalissima per la Coppa del Mondo contro la Cecoslovacchia. Le squadre appaiono provate, ma indomabili. Siamo giunti al quinto minuto del primo tempo supplementare e il risultato è ancora di parità. Italia 1, Cecoslovacchia. I sono arrivati alla finale battendo prima gli Stati Uniti, quindi la Spagna e infine l'Austria. La Spagna del mago Zamora, anche allora il calcio aveva i suoi maghi, era riuscita a fermare gli azzurri nel primo incontro di Firenze, il 31 maggio, che terminò 1-1. Regueiro aveva portato in vantaggio le Furie Rosse e Zamora, dopo tutta una serie di parate miracolo, era stato battuto da Giovannin Ferrari. Il gol che ho fatto, per dire la verità, non era una grande prodezza, in quanto mi è capitato il pallone da un calcio di punizione di Pizziolo, si è formato una mischia davanti alla porta di Zamora e mi sono trovato il pallone fra i piedi. Credo che non sia stato troppo difficile inviarlo in porta. Zamora è stato uno degli artefici del pareggio della Spagna e il gol che ha dovuto subire forse nessun altro portiere avrebbe potuto pararlo. Il giorno dopo, sempre a Firenze, assente Zamora, gli spagnoli avevano schierato un altro portiere saracinesca, Nogues. Per batterlo ci volle una prestazione maiuscola di tutto l'attacco azzurro e una prodezza di Peppino Meazza, detto il Barilla. Su un calcio d'angolo ho saltato di testa, ho anticipato il portiere e ho visto la palla in rete. Non era Zamora, ma era bravo anche lui come Zamora. Regolata di misura anche l'Austria di Sindelar, con un gol segnato in tandem da Guaita e Meazza, gli azzurri si trasferiscono da Milano a Roma per la finale con i cechi, che si portano in vantaggio con Puč. La reazione italiana è violenta, ma lucida. Il pareggio, raggiunto grazie ad Orsi, resiste oltre i tempi regolamentari, come ci ha ricordato Nicolò Carosio. È al quinto del primo tempo supplementare che lo stadio esplode. Ecco Guaita raccogliere un rilancio della difesa, si porta in area, conserva il controllo della palla, lancia Schiavio, rete. È stato Schiavio con un tiro irresistibile sul passaggio di Guaita a battere il portiere cecoslovacco. La situazione pertanto al quinto minuto del primo tempo supplementare alla seguente, Italia 2, Cecoslovacchia 1. Il risultato non cambierà. Con quel gol di Angiolino Schiavio, l'Italia è per la prima volta campione del mondo. In tribuna d'onore, gli alti gerarchi del partito si congratulano a vicenda con non ancora sconfessate strette di mano. Nelle curve, i tifosi di Testaccio e della Garbatella salutano la vittoria col coro un po' guascone, solitamente riservato agli avversari della Roma. Oh, 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 li avremmo imbriacati, oh, 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 li avremmo addormentati, oh, 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 li avremmo imbalsamati. Gli azzurri, loro, si stringono intorno a un ometto al quale la commozione procura molto piemontese imbarazzo. È già un veterano, si chiama Vittorio Pozzo. La mia prima comparsa in veste di commissario tecnico della squadra nazionale data dal 1912. Ero segretario della Federazione Calcio allora e per uno dei consuetudinari moti tellurici di quei tempi, al termine della stagione rimanemmo soli, il presidente Marchese Ferrero di Ventimiglia ed io. Il presidente, visto che eravamo iscritti alle Olimpiadi di Stoccolma, per tener fede alla parola data, mi ordinò di prendere il comando della squadra e partire, il che io feci, diventando così commissario tecnico unico, provvisoriamente e quasi per forza. Ho diretto come commissario unico la squadra nazionale italiana in più di 200 incontri internazionali di tutti i tipi. Incominciai la mia carriera come dirigente di squadra nazionale attribuendo circa l'80% del valore alle questioni puramente tecniche
ed il 20% alle questioni morali. Andando avanti con la esperienza, giunsi al punto di invertire nettamente la situazione e di attribuire ai fattori tecnici puramente il 20%, mentre tutto il resto doveva riversarsi sui fattori morali. Occorrevano persone di un calibro spirituale e morale speciale per raggiungere lo scopo che io mi ero prefisso. E io riconosco che forse con elementi diversi da quelli che militavano nella squadra da me scelta non si sarebbero ottenuti gli stessi risultati. Esisteva una specie di corresponsione di amorosi sensi fra chi comandava e chi ubbidiva. Abbiamo vinto con questa formazione. Combi, Monzeglio e Alemandi. Ferrari, Squarto, Monti e Bertolini. Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari e Orsi. Monti, Guaita e Orsi sono oriundi, ma nel clima littorio la loro presenza è ben lungi dal suscitare polemiche. Suscitano invece gli azzurri l'interesse dei più alati compositori dell'epoca. Finché a guardia della porta abbiamo Combi e Rosetta e Caligaris per Terzini, Monti al centro e Viziole e Bertolini, non c'è squadra forestiera che ci trombi. Finché abbiamo quel padre eterno di Meazza, Serrantoni che se occorre lo rimpiazza, e Ferrari e Schiavi ed Orsi e Costantin lor vicin, coraggio orsù che non si perde più, e viva la nazionale del nostro amor, che sempre d'orgoglio e gioia ci gonfia il cuore. Molti altri giocatori naturalmente hanno dato il loro contributo alla vittoria finale, e tra questi Nereo Rocco, un attaccante della Triestina, destinato 20 anni dopo a diventare celebre per le sue teorie difensivistiche. Dunque siamo campioni del mondo, ma siamo i più bravi di tutti? No, c'è l'Inghilterra, la terra dei maestri, degli inventori del gioco. Ma il calcio non l'abbiamo inventato noi col calcio fiorentino di medievale memoria? Gli inglesi comunque si ritengono troppo bravi per partecipare alla Coppa del Mondo e se i neocampioni gradiscono un confronto diretto, vadano pure nella Tana del Leone. La Tana è lo stadio di Highbury, dove il 14 novembre gli azzurri affrontano lo squadrone dei bianchi nelle condizioni di terreno e di clima più favorevoli ai nostri avversari. Tra i quali, neanche a dirlo, gioca Stanley Matthews, un ala destra che gli anni riveleranno inossidabile e che i cronisti londinesi chiamano l'uomo che dribbla su un penny. Anche noi abbiamo un uomo, anzi una voce, che si rivelerà pressoché immortale, cioè quella di Niccolò Carosio, che la radio, già allora particolarmente attenta nell'adeguarsi alla passione popolare per lo sport, ha spedito in Inghilterra per raccontare l'incontro del secolo. Gli italiani hanno già imparato a capire dal colore di quella voce che piega prendano gli avvenimenti. Il giocatore Monti, il centromediano della squadra azzurra, abbandona il campo. Evidentemente l'infortunio toccatogli non gli consente di proseguire il gioco. La circostanza è indubbiamente grave in quanto siamo appena al terzo minuto di gioco. Il regolamento non ammette in sostituzione i giocatori che non siano il portiere neanche nel corso del primo tempo e il gioco che frattanto è ripreso registra una pressione sempre più accentuata dei nostri avversari che manovra in questo momento con Brook. Anche se in apertura di gioco Ceresoli ha parato un rigore, è una partita nata sotto una cattiva stella. Contro una squadra azzurra ridotta in 10 e moralmente scossa, gli inglesi dilagano e in pochi minuti passano 3 volte. Nell'intervallo Pozzo arringa da par suo i giocatori che nella ripresa si trasformano in 10 furie scatenate. Lo spirito degli azzurri è veramente ammirevole. I nostri giocatori si battono con un ardore ed una tecnica assolutamente eccezionali e Ferrari Squarto continua a sostituire Monti come meglio non si poteva sperare. Siamo giunti al 16° minuto della ripresa e il risultato è sempre favorevole all'Inghilterra per 3-1. Meazza avendo segnato in apertura del tempo, ma ecco ancora Meazza sulla palla, entra in area, tiro, rete. Inghilterra 3, Italia 2. Negli spogliatoi abbiamo pensato, ma noi siamo i campioni del mondo, a un certo momento bisogna far vedere anche a questa gente che sappiamo anche noi giocare. E abbiamo giocato veramente una grande partita, specialmente il secondo tempo, nella quale abbiamo finito 3-2, senza trascurare che noi dal 5° minuto del primo tempo giocavamo in 10 perché Monti si era rotto una caviglia. Nonostante la sconfitta di misura 2-3, il nostro talento calcistico ha avuto dunque in casa dei maestri una sorta di consacrazione. Quella partita è valsa a ribattezzare Ferrari Squarto il leone di Highbury e a confermare la bontà della nostra scuola. Chiudiamo l'anno battendo per 4-2 l'Ungheria a Milano il 9 dicembre. Sui fogli specializzati d'oltrefrontiera si comincia a parlare di gioco all'italiana, un gioco che fa della velocità una delle sue armi più efficaci. Eppure sono proprio i maestri della trama a corto respiro, gli austriaci, a vantare sul loro terreno una ininterrotta serie di vittorie sull'Italia. Il 24 marzo del 1935 gli azzurri si ripresentano al Prater di Vienna con un centroavanti nuovo.
È nato 22 anni prima a Bobbio Lomellina, ma è cresciuto in quel crogiuolo di campioni di razza che è la Provercelli. Vinciamo per 2-0 e i due gol sono suoi. Il suo nome non è più Piola, scrive Bruno Roghi, è diventato Italia. Le caratteristiche del nuovo azzurro sono tali da eccitare la fantasia delle folle. È forte e furbo come tutti i grandi ed ha nella rovesciata acrobatica l'arma segreta che mortifica i portieri ed esalta i tifosi. Ispirerà anche i canzonettisti. Tu del calcio nazionale sei l'atleta eccezionale, un esempio di passione e volontà. Col tuo stile personale ci fai tutti entusiasmare quando parti col pallone verso il gol. Forza, forza Piola, lo stadio è tutto un solo grido, forza Piola. Forza, forza Piola, per gli sportivi non tramonterai mai più. Prima del trionfo viennese avevamo battuto la Francia. Concludiamo il 35 cedendo di misura a Praga e pareggiando a Milano con l'Ungheria. È questa la partita che segna l'inizio di una serie prestigiosa. Per 30 partite consecutive non conosceremo più sconfitte. Riscattiamo il pareggio di Milano vincendo l'anno dopo a Budapest. Siamo in pieno clima imperiale. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. C'è invece chi va in Germania per le Olimpiadi. Da Berlino ci si fa sapere che nella nostra rappresentativa non potranno giocare professionisti, anche se noi ufficialmente non ne abbiamo, o comunque giocatori che abbiano già indossata la maglia azzurra. Tra lo scetticismo dei critici, Pozzo si adegua e porta a Berlino un gruppo di studenti. Tra essi una coppia di difensori destinata a fare epoca, Foni e Rava, e un'ala destra che gioca con gli occhiali, Annibale Frossi. Nella partita d'esordio contro gli Stati Uniti ci troviamo alle prese con ragazzoni super vitaminizzati che probabilmente non hanno realizzato compiutamente la differenza esistente tra il rugby americano e il gioco del calcio e che fanno di ogni palla il pretesto per un cordiale corpo a corpo. Pietro Rava fa le spese della situazione. Eravamo tutti un po' coi nervi a fior di pelle e non solo, poi si aggiunga questo, che gli statunitensi erano tutti pezzi di ragazzi, grandi e grossi, e facevano un gioco un po' violento, se non, anche se non scorretto. E due o tre volte ero già stato caricato un po' malamente e quindi sono entrato anch'io un po' deciso, una volta tanto, e l'arbitro mi ha pescato in fallo e mi ha mandato via. Frossi, ad ogni modo, occhiali o no, vede chiarissimo al 14° della ripresa e va in gol di giustezza. Il gioco è fatto e la seconda partita contro il Giappone è di tutto riposo. Vinciamo per 8-0 e Frossi, 3 gol, e Biagi, 4, si sfogano. Nella semifinale con la Norvegia l'impegno è molto più severo. Per vincere ci occorrono i tempi supplementari dopo che Negro e Brustad avevano fissato sull'1-1 il risultato. È ancora Frossi a siglare la vittoria, correggendo in gol un tiro di Bartoni al 6° minuto del primo tempo supplementare. È il 10 agosto. 5 giorni dopo la squadretta italiana affronterà nella finalissima per il titolo la grande nemica, l'Austria. Gli azzurri in quei 5 giorni ingannano l'attesa fraternizzando soprattutto con Jesse Owens, il prestigioso campionissimo negro che alloggia accanto a loro. Ogni sera Owens, munito di fisarmonica e chitarra, va a trovare gli azzurri nei loro alloggiamenti. Dopo 2 o 3 sedute canta i cori alpini come un vecchio friulano. Gli italiani gli piacciono, dice, perché cantano e ridono bene. Nella finalissima contro gli austriaci, ad ogni modo, c'è poco da ridere. Frossi apre le segnature, ma i viennesi pareggiano con Kainberger e il 90° minuto sopraggiunge con le squadre ferme sull'1-1. Occorrono ancora i tempi supplementari ed è il solito Annibale a varcare le Alpi della parità con un gol ottenuto al 2° minuto del primo tempo supplementare, un gol che ha il potere di stroncare le residue velleità austriache e di assegnarci il titolo. I gol di Frossi a Berlino fanno esultare i miopi e riscattano tutti gli occhialuti della penisola. Un ottico di Firenze espone occhiali muniti di didascalie che avvertono trattarsi delle stesse lenti usate dall'universitario Annibale Frossi, realizzatore di reti di alta precisione alle Olimpiadi di Berlino. Ma che tipo è questo Frossi? Sembra che l'Annibale di Udine sia furbo come quello di Cartagine. Sentiamo Rava. Frossi è sempre stato, come del resto nella vita, ha dimostrato un uomo intelligente. Ha saputo sempre cogliere l'attimo fuggente, l'occasione propizia e sfruttarla al massimo. Così anche nel gioco. Lui era sempre lì, aveva il fiuto della rete. Il minimo errore della difesa avversaria lui castigava. Non c'era verso. Ed è per quello che è stato utilissimo ed è stato quello che ha segnato di più. Siamo campioni del mondo, campioni olimpionici, abbiamo finalmente l'impero, la vita ci sorride. Ce lo ricorda anche Tito Schipa. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è. Rava ed altri olimpionici sull'abbrivio delle prodezze berlinesi conquistano la maglia della nazionale maggiore.
Il centro mediano della Fiorentina Piccini e la mezzala lucchese Marchini debuttano nella vittoriosa partita del 13 dicembre 36 a Genova contro la Cecoslovacchia. Rava in quella contro l'Austria a Vienna il 21 marzo dell'anno dopo. Sarà una delle pagine più drammatiche del nostro calcio. In Austria si è alla vigilia dell'Anschluss. Mussolini ha mandato due divisioni di alpini al Brennero, la gente è in fermento, gli animi divisi. Gli italiani sono accolti con sprezzante freddezza. Un mese prima è morto il sorridente mago della nazionale austriaca, l'israelita Hugo Meisl, e lo sostituisce il dottor Eber Staller, lo stesso che più tardi, per essersi compromesso politicamente, si suiciderà dopo aver ucciso tutti i componenti della sua famiglia. Al loro ingresso in campo gli azzurri vengono accolti da assordanti bordate di fischi e Pozzo, non appena seduto in panchina, fa le spese della passione viennese per le mele. Una infatti lo raggiunge alla testa, la raccoglie e tenta di mangiarla ma è troppo dura, così come troppo duro si rivela subito il gioco austriaco che sul finire del primo tempo diventa chiaramente intimidatorio. Il mezzo sinistro Jerusalem calcia a freddo Serantoni e altrettanto fa il mezzo destro Stroh con Corsi che è costretto a abbandonare il campo. Rimaniamo in 10 e Jerusalem segna con un tiro a sorpresa. Festeggia la circostanza con un altro calcio a Serantoni che replica con cordialità. Jerusalem esce per farsi massaggiare e rientrando vola su Serantoni abbattendolo. Espulsione dell'austriaco, indescrivibile bolgia sul campo, col pubblico sempre impegnatissimo nel lancio delle mele, sino a che al 29esimo minuto della ripresa, dopo il raddoppio austriaco sul rigore e tutta una serie di paurosi falli su Piola, l'arbitro, lo svedese Olsson, dichiara di averne abbastanza e sospende l'incontro. Gli azzurri rimarranno oltre due ore assediati negli spogliatoi dalla folla che si sfoga con i tifosi triestini che hanno seguito i nostri fino al Prater. In Italia un famoso successo di Rabagliati conosce una repentina flessione. La battaglia del Prater è comunque servita a temprare la squadra per i mondiali dell'anno dopo in Francia, dove ci presentiamo dopo le vittorie sull'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Norvegia, il Belgio e la Jugoslavia, e i pareggi in Svizzera e nella stessa Francia. Esordiamo negli ottavi di finale a Marsiglia contro la Norvegia, tenacissima come nella tradizione. Tra il pubblico 10.000 fuoriusciti italiani che inscenano una violenta dimostrazione di ostilità non appena i rappresentanti del calcio fascista entrano in campo. Al momento della presentazione delle squadre, gli azzurri non rinunciano al saluto romano e la gazzarra diventa infernale. Si rinnova inopinatamente l'atmosfera incandescente del Prater. Segna Ferraris secondo, pareggia il solito Brusta dell'ala sinistra che verrà poi selezionata per la rappresentativa europea. E sull'1-1 arriva la fine dei tempi regolamentari. Per vincere ci vogliono i leoni e proprio la zampata di un leone sembra l'impennata di Piola che nei tempi supplementari ci dà la vittoria. È il 5 giugno 1938. Una settimana dopo affrontiamo la Francia nella sua roccaforte, lo stadio di Colombes a Parigi. Per l'occasione Pozzo ricompone il trio difensivo che aveva fatto esordire l'anno prima contro la Norvegia ad Oslo, un trio destinato a diventare tanto popolare che i tifosi finiranno per enunciarne i nomi tutti d'un fiato, come se si trattasse di un solo giocatore, Olivieri Foni Rava. I parigini darebbero l'anima per vederci perdere,